Bentrovati a questo consueto appuntamento con il fatto del giorno. Il tema di oggi è un tema che non sappiamo se sia sentito quanto meriterebbe, ma certamente comincia ad entrare nella coscienza di tutti e questa è una conquista di civiltà rispetto ad un passato in cui è stato tenuto assente e ai margini. Parliamo della pari accessibilità di tutti alle opportunità e ai momenti della vita e l'accessibilità a volte comporta la necessità di abbattere preventivamente nella organizzazione della vita civile e sociale le barriere che rappresentano un ostacolo all'esercizio proprio della condizione di vita normale di persone che possiamo definire disabili e disabili possono essere anche coloro che per un infortunio lo sono per un giorno, per una settimana, per un momento della loro vita, a volte lo sono persone che vivono perennemente la loro vita in queste condizioni e rispetto a cui quindi la necessità dell'abbattimento preventivo delle barriere è una condizione minimale di civiltà. È talmente evidente e banale anche questa osservazione quanto la realtà invece presenta una situazione del tutto opposta e contraria, in passato anche più perché dei passi avanti si sono fatti, ma forse non ancora in maniera soddisfacente proprio rispetto a questa aspirazione di pari opportunità per le persone, e non soltanto nei momenti anche di vita privata in cui uno magari si organizza come meglio crede, ma soprattutto nella organizzazione delle città, delle comunità, degli spazi comuni in cui chi vive questa condizione ha bisogno di non avere dinanzi a sé barriere che comprimano la sua libertà. Per parlare di questo tema abbiamo in studio con noi, e lo ringraziamo, Nello Veloce, Grazie a voi. vicepresidente dell'associazione FACTA. Allora, FACTA così è un acronimo che sembra un po' difficile da decrittare, ma in effetti ogni lettera individua una parola il cui senso complessivo, se non mi sbaglio, è quello di essere una federazione per Per l'accessibilità. l'accessibilità, cultura, turismo, ambiente. Ambiente, perfetto. Interessante Ora, questa trilogia di termini rispetto a cui ponete le condizioni di accessibilità. in poche parole abbiamo scelto intanto la forma associativa della federazione, legata al fatto che si rende necessaria a tutti i livelli una rielaborazione di tutte le problematiche legate all'accessibilità in generale, vissuta in rete insieme ad altre associazioni, cooperative, cittadini e così via dicendo. Quindi il nostro statuto in modo particolare prevede il fatto di poter collaborare insieme senza porsi problemi e utilizzare ognuno le competenze dell'altro dietro un protocollo d'intesa, alla stesura di un protocollo d'intesa naturalmente, in modo tale che si possa riuscire ad attuare tutto ciò che è possibile per rendere la vita dal punto di vista funzionale e fisico e della mobilità personale più indipendente possibile alle persone con disabilità. Naturalmente abbiamo scelto appunto le tre tipologie fondamentali che sono la cultura, perché comunque sia la cultura viene molto spesso intesa semplicemente come ciò che i libri riescono a darci, ma in effetti la cultura e l'arte, il patrimonio artistico, culturale e così via dicendo, che vanno tenuti molto più in considerazione di quanto non lo siano state fino ad oggi. Ad ora possiamo dire che a Ragusa è stata realizzata forse la prima opera importante, finalmente, che è la posa in opera di un ascensore per l'ingresso, per l'accesso al Duomo di San Giorgio, ed è una cosa su cui noi avevamo lavorato tantissimo e sulla quale abbiamo collaborato con un'altra associazione molto bella di residenti IBLE che si chiama Vivibla, con la quale abbiamo stabilito appunto le modalità con cui porci presso l'amministrazione comunale, dove noi abbiamo fatto semplicemente da regia, non siamo comparsi completamente, ma li abbiamo aiutati a realizzare intanto una petizione popolare, basata appunto sul fatto che comunque i residenti, che ormai sono anziani, le mamme con i passeggini e poi così via dicendo, i turisti eccetera eccetera, hanno la necessità di poter vivere quella parte di quotidianità che ormai manca nel tempo perché con l'anzianità purtroppo sopraggiungono tutta una serie di patologie che ci rendono comunque disabili, nonostante noi non vogliamo ammetterli. Tant'è vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità appunto ha stabilito che comunque gli anziani racchiudono al loro interno, cioè superati i 65 anni, racchiudono gran parte delle patologie, quasi tutte le patologie disabilitanti, e in modo particolare per la percentuale del 65% degli anziani che non hanno più la stessa funzionalità fisica o psicologica o sensoriale che avevano da giovani e quindi necessitano appunto di tutta una serie di dispositivi o di aiuti che siano atti a garantirgli appunto una vita degna di una persona umana.
Ecco, oggi nell'Italia, nella Sicilia, in questa parte di Sicilia nel 2018, qual è la condizione della libertà di movimento di una persona disabile in tutte le forme possibili in cui questa accezione può essere declinata? Dunque, ci sono, diciamo che c'è un punto di vista generalizzato che dal nostro punto di vista è leggermente errato, perché l'immaginario collettivo dà ancora risalto esclusivamente alla presenza del disabile fisico, perché è indicato anche nel contrassegno internazionale che indica appunto la disabilità, che è l'omino in carrozzina. Purtroppo le persone con disabilità, sempre definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresentano circa il 30% della popolazione mondiale. E a queste quali categorie fanno parte? In ogni caso, le disabilità, cioè i disabili con disabilità fisiche, con disabilità intellettive e sensoriali, ma fanno parte a queste categorie pure gli ammalati di cuore, quindi i portatori di pacemaker, quelli che hanno difficoltà di respirazione, le persone affette da anemismo e tutte le altre patologie che rendono comunque l'interazione con la vita quotidiana impossibilitata dal punto di vista sociale, proprio perché a causa della presenza delle barriere, in maniera molto esemplificata. Quindi concettualmente la barriera architettonica, così per come viene intesa, deve essere vista non solo per quanto riguarda l'aspetto appunto della fruibilità con carrozzina, ma dall'aspetto anche della sicurezza, della comunicazione, del pericolo e così via dicendo, perché le persone comunque devono essere messe prima di tutto in sicurezza. Cioè, l'esempio banale quale può essere? È classico. Nei parcheggi riservati alle persone con disabilità c'è sempre una parte di servizio dedicata appunto alla loro movimentazione. Teoricamente per ogni parcheggio dedicato alle persone con disabilità dovrebbe esserci una rampa di accesso al marciapiedi. Questo invece solitamente non esiste quasi del tutto o quasi in nessuna parte. Questo perché abbiamo un approccio appunto completamente diverso a ciò che sono i bisogni degli altri, perché purtroppo la nostra società è standardizzata, ovvero noi miriamo alla perfezione, al bello, ma non guardiamo in ogni caso quelli che possono essere i bisogni di tante altre fasce di popolazione che comunque non riescono ad esprimere appieno le loro potenzialità grazie al fatto che noi sovrapponiamo ostacoli proprio sul loro percorso. Poi in modo particolare una fascia di persone che non viene tenuta in considerazione dal punto di vista della disabilità perché rientra nella categoria delle disabilità intellettive sono le persone sorde, che naturalmente vediamo muovere serenamente e liberamente all'interno della nostra società, per le quali non percepiamo quali possono essere i loro bisogni e i loro rischi, perché una persona sorda ad esempio non riesce a percepire un allarme, giusto per dirne uno, oppure non riesce a vivere completamente quelle che sono le percezioni ambientali, il suono della campana, il rumore del vento e così via dicendo. Ma la cosa grave è che una persona sorda non riesce a comunicare, quindi proviamo a immaginare un attimino una mamma sorda, cioè una coppia di persone sorde che hanno un bambino e hanno la necessità di dover comunicare immediatamente con il medico, con il pronto soccorso e così via dicendo, possono entrare tranquillamente nel panico, almeno potevano fino a qualche mese fa. Adesso con il 112 unificato praticamente c'è anche la possibilità, ci sono delle app che permettono appunto di poter avere un sistema di comunicazione dedicato a loro, però ancora siamo agli albori, perché tutto il resto dedicato appunto ai bisogni di comunicazione delle persone sorde ad esempio non viene preso in considerazione completamente. Quindi la complessità di queste barriere materiali, ma anche immateriali, insomma, per come è organizzata la società, è veramente sterminata. Ma rispetto a questo, insomma, tante cose si sono fatte, ma evidentemente ancora, insomma, quello che ascoltiamo in questo momento, insomma, apre un mondo completamente forse sconosciuto alla maggioranza delle persone. Quindi come fare, insomma, a fare passare questo messaggio? Allora, noi come associazione, ancora prima della fondazione, perché comunque siamo un gruppo di lavoro formato anche, oltre da esperti, tra virgolette, sull'accessibilità, anche da tecnici, da architetti, agronomi e così via dicendo, abbiamo iniziato a fare un percorso preventivo legato alla pubblicizzazione, proprio uso questo termine, dell'esistenza di un concetto di progettazione che si chiama progettazione universale, che è stato inserito nella normativa internazionale appunto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che è stato approvato in Italia con la legge numero 18 del 30 marzo 2009.
concetto è molto semplice, praticamente non fa altro che dare la possibilità, dare più che altro un obbligo al progettista di progettare in modo tale che tutto ciò che viene realizzato dal punto di vista fisico, ambientale, della comunicazione e così via dicendo, venga realizzato in modo tale da non essere modificato per l'uso di qualcuno in modo particolare, perché deve essere dedicato all'utilizzo di tutti. E ci sono sei principi molto semplici che si potrebbero anche seguire, che seguono una logica ben precisa, che non è quella legata alla progettazione fatta col copia e incolla, a cui io personalmente sono molto bravo, quindi immagino anche molti. Presuppone lo studio dell'ambiente realizzato attraverso l'uomo, e quindi l'uomo al centro dell'ambiente e l'ambiente costruito proprio sulla base delle sue esigenze. E questi sono dei concetti base che purtroppo non utilizza quasi nessuno, in modo particolare qua in Sicilia. Noi abbiamo avuto un ottimo rapporto di collaborazione con gli ordini e collegi professionali. Abbiamo fatto sei seminari formativi, di cui l'ultimo che abbiamo fatto ad esempio è stato sulla sicurezza, proprio legato a, cioè non proprio l'ultimo, ne avevamo fatto già, abbiamo partecipato ad uno formativo realizzato con la consulta regionale dell'Ordine degli Ingegneri, dove abbiamo finalmente affrontato l'esistenza delle persone con disabilità, e successivamente invece poi abbiamo realizzato una grossissima esercitazione in un istituto scolastico ragusano, il Galileo Ferraris, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile Provinciale e così via dicendo. E successivamente abbiamo appunto alla data del 13 gennaio, anniversario del 350° anniversario del terremoto del 1693, abbiamo realizzato questo seminario, dove abbiamo messo in evidenza appunto quali sono le particolari caratteristiche delle persone con disabilità e cosa bisogna fare per poter far fronte alle loro esigenze nei momenti di pericolo. Chiudiamo questa parentesi, se no ci dilunghiamo. Sì, no, appunto. Prego. Quindi, tornando a parlare di barriere architettoniche, il problema dell'accessibilità molto spesso è legato più che altro alla sufficienza, al distacco con cui vengono realizzate le opere, in modo particolare quelle pubbliche. Noi abbiamo delle strade bellissime che sono state realizzate negli ultimi anni, ad esempio, dove gli attraversamenti pedonali sono stati realizzati con dei gradini a forma di rampa, ovvero dei gradini di 10 cm a forma di rampa che non consentono completamente l'attraversamento. La cosa brutta qual è? Non riuscire a prevedere dal punto di vista concettuale proprio il fatto che le persone vanno messe in sicurezza in ogni luogo. Quindi il concetto di sicurezza è anche quello di poter far attraversare serenamente anche una mamma con passeggino che viene equiparata a una persona con disabilità in carrozzina. Questo molto spesso non avviene perché agiamo tutti con molta sufficienza, perché l'importante è che le cose le facciamo, anche se sono fatte male, va bene che siano fatte. E invece il concetto è diverso. In modo particolare a mare, ad esempio, in questo periodo cosa stanno vivendo le persone con disabilità fisica? L'impossibilità, protratta nel tempo per anni e anni e anni, di potersi recare almeno in un arenile di Marina di Ragusa, perché nonostante si siano fatte tutta una serie di richieste, accordi prese con l'amministrazione, accordi prese con gli uffici, eccetera, eccetera, le cose vengono realizzate proprio con molta trascuratezza. Quindi noi cosa ci ritroviamo? Delle pedane, le rampe esistenti. Bene, allora forse possiamo fare anche degli esempi con una documentazione fotografica fornita dalla stessa associazione, perché intanto siamo in agosto, siamo in pienissimo agosto, la gran parte delle persone vuole vivere ovviamente anche il diritto, insomma, delle proprie opportunità, per esempio rispetto al mare, e però lì evidentemente vengono al pettine proprio questi nodi. E allora, se è possibile guardare proprio delle foto che possono documentare questa situazione di cui parlava Nello Veloce. Il concetto fondamentale qual è? Che nessuno nella vita, nella gestione della cosa pubblica. Ecco, qui dove siamo? Qua siamo a Marina di Ragusa, ad esempio, no? E siamo proprio all'inizio del lungomare Andrea Doria, nella rampa che è stata realizzata accanto ai bagni ai servizi pubblici, dove c'è la rampa appunto di accesso all'arenile, ma non esiste completamente la pedana che permette a una persona con disabilità di potersi recare al mare. La norma cosa prevede? La realizzazione di pedane per una lunghezza tale da permettere al disabile di raggiungere l'arenile fino a 5 metri dalla battigia, cosa completamente disconosciuta. Quindi il concetto è proprio quello di riuscire a capire che nessuno nella gestione della cosa pubblica possa essere in grado. Intanto possiamo vedere altre foto, se ce ne sono, sempre nello stesso contesto, ecco qui. Una persona all'interno della società cosa debba o non debba fare.
Ecco, qua siamo praticamente qua siamo in un altro punto, siamo accanto al circolo elettrico, dove esiste un altro accesso per disabili, dove è stata posata in opera una pedana appunto, che arriva fino a circa 20 metri oggi dalla battigia, dove i disabili appunto possono immaginare di volare in più punti, perché le pedane sono state posizionate con distanze, come vedete, anche di 20 centimetri, utilizzando a volte pedane di larghezza di 76 cm, laddove la carrozzina è larga 75 cm, quindi vi lascio immaginare cosa potrebbe accadere se uno prova a utilizzarla. E poi soprattutto, magari se vediamo le altre immagini, con dei dislivelli non indifferenti. Ad esempio, qua abbiamo un dislivello di 10 cm, che comunque sia, nonostante tutto, è una barriera fisica, tornando al discorso fatto prima. Alla base cosa c'è? C'è un concetto di disconoscimento completamente del fatto che abbiamo a che fare comunque con delle persone e ogni persona di suo ha giustamente una propria dignità che va rispettata al massimo da parte di tutti, in modo particolare dalla pubblica amministrazione, ritengo. Sempre per stare nell'ambiente marino, se ci sono altri esempi, ecco, di situazioni questa da capire. Questa è sempre la stessa pedana con un dislivello qua di 8 cm, giustamente. Questo è l'accesso dove le pedane sono state posizionate in modo tale da creare il dislivello già in partenza, perché sono state posate, cioè non è stata pulita per bene la rampa esistente e quindi sono state posate così e là abbiamo anche lì un dislivello di 3 cm. Cosa vuoi che siano 3 cm? Per chi cammina non è nulla. Questo invece è un bellissimo esempio di un'opera che è stata realizzata circa 15 anni fa dal comune di Ragusa. Qua siamo nella spiaggia oggi denominata della Ola, quindi vicino al porto turistico. E questa rampa è stato un esempio bellissimo di, non solo di progettazione, ma anche di approccio ai bisogni di tutti. Ed è funzionato purtroppo solo per una stagione balneare, perché poi è stata lasciata lì anziché essere smontata ed è stata distrutta e portata via da una mareggiata in inverno. Quindi questa struttura non c'è più? Non esiste più completamente, esistono i gradini. Sulla via Benedetto Brin c'è l'indicazione spiaggia disabili, che porta esattamente in quei gradini che vediamo qua. Quindi questa è una foto di molti anni fa? Di 15 anni fa circa. Quindi è l'esempio di qualcosa che sia pure in un passato non vicinissimo, era stata fatta in positivo ma che poi è stata abbandonata. E allora va riproposta come esempio positivo. Non ci sono dubbi, però una cosa che vorrei dire giustamente, il problema non è legato all'amministrazione politica, intendo dire, perché in effetti è un'amministrazione, dal momento in cui in Italia abbiamo la legge Bassanini che separa i ruoli tra amministrazione pubblica politica e amministrazione comunale vera e propria, le responsabilità in questo caso vanno additate naturalmente a chi avrebbe dovuto fare in modo di programmare tutta una serie di interventi, e anche questi naturalmente, al di là del fatto che il sindaco sia più o meno nuovo, più o meno vecchio e così via dicendo. Ma naturalmente un'amministrazione comunale insediata da circa un mese, che trova uno stato di fatto che è quello che è, senza bilancio, senza possibilità di poter gestire nulla, si trova anche ad avere un impatto negativo e inaspettato con ciò che dovrebbe essere invece qualcosa di normale, funzionale e così via dicendo. La stessa cosa è capitata per la Bobovieri Cup, dove in effetti è stato realizzato uno stadio bellissimo con una tribuna stupenda, eccetera, eccetera, in un'area che a suo tempo è stata realizzata senza prevedere un minimo di accessibilità alla spiaggia, completamente. Quindi le persone con disabilità sono state escluse e discriminate dalla partecipazione appunto a questo genere, a questi eventi, a tutti gli eventi che possono susseguirsi in questo frangente. Abbiamo parlato delle spiagge, abbiamo fatto vedere qualche esempio, ma ovviamente il problema è complessivo, riguarda anche le città, soprattutto riguarda le città. Forse qualche altra testimonianza anche fotografica ci può illuminare su alcuni aspetti così fondamentali. Questo è uno degli attraversamenti appunto che avevo menzionato prima, che sono praticamente dei gradini a forma di rampa. Non c'è dubbio che una persona con disabilità non può superare in carrozzina in perfetta autonomia un dislivello di 10 cm. La norma, tra parentesi, viene interpretata a volte in modo strano, perché c'è una parte di norma che dice che
ci può essere un dislivello massimo di 2,5 cm, che nella stesura della norma era stato definito proprio in funzione dell'esistenza del battente per gli infissi all'interno delle abitazioni. Per quanto riguarda invece il discorso legato appunto alle pubbliche vie, c'è un altro articolo abbastanza carino che dice appunto in che modo devono essere fatte le rampe e quale deve essere il raggio di incidenza e l'angolo massimo sommato tra la pendenza della rampa e la pendenza della strada, in perfetta coincidenza comunque, senza dislivelli. Quindi, in effetti, se proviamo a vedere, perché concettualmente, ecco, qua c'è un'altra cosa molto carina, che è quella della posa in opera dei pali di pubblica illuminazione, che negli anni, nonostante sia stato sempre, ci siamo sempre lamentati di questo fatto, nessuno ha mai voluto prendere provvedimenti, perché cioè di fatto c'è una cosa, no? Che le persone con disabilità hanno vissuto una condizione legata al fatto di essere considerati non portatori di diritti, ma portatori di richieste, di bisogni e di cortesie. Quindi non c'è dubbio che se io vengo a chiederti una cortesia, intanto ho bisogno di un riscontro, che è quello possibilmente elettorale, non ci sono dubbi, ma dall'altra parte, giustamente, il contentino qual è? Quello di dare magari un piccolo contributo all'associazione che viene a lamentarsi per tappargli la bocca e dire vabbè, pacca sulle spalle, poi ne parliamo. In questo caso qual è il passaggio decisionale che impedisce la soluzione di un problema? Il passaggio decisionale è quello di valutare attentamente la possibilità che all'interno della società possono esistere persone che abbiano delle difficoltà, sì. Che torna a dire che possono essere... Però è chiaro, dico, ma il palo lì chi lo mette? Cioè, un'amministrazione comunale è l'azienda che impianta il palo? La differenza qual è? Non è l'amministrazione comunale, è il tecnico progettista, certo. Naturalmente. Incaricato però, che ha rapporti con il comune, che lavora per conto del comune. Il tecnico che o è lo stesso o è un altro, che dice i lavori sono stati realizzati correttamente e così via dicendo. Però c'è una cosa di fatto, noi abbiamo da tutta la normativa, c'è una cosa abbastanza carina. Intanto completiamo un po', sì, la visione di queste foto e poi andiamo alle conclusioni. Sul... Ecco, questo praticamente è ciò che accade in un attraversamento di quello che abbiamo visto prima. Quindi quando la ruota anteriore della carrozzina, che è solitamente a un raggio di 14 cm, non riesce a superare naturalmente il dislivello che si pone, la persona con disabilità rimane profondamente ferma al suo posto, perché non può fare nessun tipo di movimento. Si deve arrestare, certo. Vediamo ancora? Bene, abbiamo intanto esaurito un po' questa documentazione. Allora, cosa ne emerge? Ma rispetto alle analisi che sono state fatte, la sensazione potrebbe essere questa: ma soltanto le persone che nella propria vita, direttamente o attraverso le persone vicine, veramente quelle proprie vicine, famiglia o propri amici, insomma, che frequenta abitualmente, hanno questa coscienza e non si riesce a valicare i confini dell'indifferenza di tutti coloro nella cui vita magari non è mai passata una esperienza di questo tipo? Beh, diciamo che dal punto di vista dell'approccio sociale, progettuale sulla società, mettiamola così, e la formazione ottenuta durante il periodo di studi molto spesso non presuppone l'esistenza di persone che abbiano particolari difficoltà, per cui giustamente dal punto di vista di chi è stato formato in un'università o in un istituto tecnico, dove ci si spiega che i dislivelli si superano esclusivamente con la realizzazione di scale eccetera eccetera, ha delle difficoltà, se non ha minimo rielasticità mentale, ad entrare nell'ottica che comunque la città va realizzata proprio in funzione dell'esistenza di tutti. Dall'altra parte, come dicevo prima, c'è una legge molto carina che, che era una finanziaria tra parentesi, la 41 dell'86, che è l'articolo, credo che sia il 32 se non vado errato, dice due cose molto carine. Una, che i comuni sono tenuti a realizzare il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e delega alle regioni, da un anno di tempo per attuare questo articolo, e delega alle regioni al controllo, eventualmente al commissariamento di tutti i comuni che non realizzassero questo piano. E poi qua ci torniamo un attimino. Due, praticamente prevede un'altra cosa molto carina e molto profonda, dice che non possono essere realizzate opere pubbliche
o dati finanziamenti pubblici per opere che non prevedano l'eliminazione delle barriere architettoniche. Naturalmente questi sono due commi dello stesso articolo che sono stati... Una norma dell'86? Dell'86. E 32 anni dopo che ne è dell'attuazione di quel principio? Siamo in attesa. Ah, siamo in attesa 32 anni dopo. 32 anni dopo, così come siamo in attesa di tutto ciò che prevedeva la legge 104 e così via dicendo. Con la Convenzione ONU però sono cambiate alcune cose. Nel frattempo è stata messa in opera una norma dal punto di vista civile che tutela le persone con disabilità nel caso di discriminazione, che comunque va utilizzata dal disabile nel momento in cui si sente discriminato. Ora, concettualmente il problema è quello che mi rivolgo al giudice e dico: signor giudice, sono stato discriminato perché non posso accedere in un locale pubblico, non posso attraversare, non posso andare al mare. Il giudice provvede immediatamente, tra parentesi, non con la tempistica delle cause civili, a far rimuovere intanto immediatamente. Ma può essere questa la soluzione in un paese civile, insomma. Allora, ma il problema è che quando tu dai un'indicazione di questa a una persona con disabilità, dici: no, io non ne faccio causa al comune, certo, perché giustamente. Ma è normale, insomma, non è che sarebbe un dispendio assurdo. Il problema è che è insostenibile. C'è un controllore che non va controllato, ma in effetti. No, rispetto a quella norma, in 32 anni di, in ogni città, di decine di sindaci, di centinaia di assessori comunali, di migliaia di consiglieri comunali che si sono avvicendati, perché questo non è diventato un patrimonio normalissimo dell'agire quotidiano di qualunque curatore della cosa pubblica, quali che siano le competenze? Allora, io come dipendente comunale non posso andare oltre tante cose, no, però no, posso dire che c'è un discorso, allora, neanche solo per il comune, no, di Ragusa, assolutamente, anche... però concettualmente il discorso è che in alcune realtà esistono degli uffici dedicati proprio alla gestione della verifica delle opere pubbliche, dei lavori privati, legati appunto all'apertura di attività aperte in esercizi pubblici, attività pubbliche, uffici pubblici e così via dicendo, legati proprio alla salvaguardia dei bisogni delle persone con disabilità. Questo esiste anche a Ragusa, però non è stato messo ancora in moto per bene, perché in effetti ci sono state tutta una serie di difficoltà. A Ragusa abbiamo dei vanti comunque, un piccolo vanto ce l'abbiamo, che è quello di avere l'unico palazzo comunale in tutta Italia completamente adeguato ai bisogni delle persone cieche, dove un cieco può entrare liberamente e in perfetta autonomia all'interno del palazzo comunale, scegliere di andare in qualsiasi tipo di ufficio vuole e poter uscire sempre in perfetta autonomia. L'immaginario era quello poi di andare a realizzare la stessa cosa in tutti gli altri uffici comunali e di riproporre questo all'interno dei percorsi cittadini. Alcune cose sono state fatte, però abbiamo visto che siccome molte cose si fanno con sufficienza, ad esempio in via Roma è stato realizzato un percorso per ciechi che non corrisponde esattamente ai requisiti di sicurezza di cui necessitano le persone cieche, perché le bande pedonali, perché non sono logis, quindi sono delle bande pedonali, sono state poste troppo vicino al muro molto spesso, e quindi siccome c'è un problema di ergonomia, proprio di misure indispensabili legate sia alla larghezza della persona fisica in sé e sia il fatto che il cieco, muovendosi con il bastone, naturalmente deve trovare la strada priva di ostacoli. Il bastone serve proprio per indicare il percorso che deve fare e la presenza di ostacoli. E accanto a questo percorso di 60 cm solitamente si devono lasciare almeno 45 cm di spazio libero a destra e a sinistra. Questo non accade, specie in via Roma, il percorso per cieche è stato realizzato molto spesso o vicino alla parete o addirittura in modo adiacente, così come anche in piazza Cappuccini, adiacente alle aiuole. La percezione sensoriale del cieco legata al reverbero e quindi all'ambiente in cui si trova non dà la possibilità di percepire la presenza di un muretto di aiuola alto 10-12 cm. Perché non esiste la siepe, non esiste il muro e così via dicendo, quindi non c'è riscontro sul concetto di sicurezza. Certo. Non voglio addentrarmi perché certo, sennò... Ma rispetto al nodo centrale, che è il deficit di coscienza complessiva di questo tema, perché mi pare sia ripiegato in una minoranza di persone che o vivono direttamente o sono vicine a chi vive direttamente, oppure riguarda, come dire, coloro che nella vita si spendono, per esempio nelle associazioni per portare avanti questo tema. Ma per esempio nelle associazioni, questa è anche una curiosità conoscitiva, nelle associazioni impegnate in questo tema ci sono solo persone che a loro volta sono state sensibilizzate dall'esperienza diretta, oppure qualcuno, come dire, avverte questa sensibilità proprio in astratto su un principio di civiltà senza essere mai stato toccato da esperienze di questo tipo? No, c'è chi la vive senza essere mai stato toccato. Esistono delle associazioni a livello nazionale che sono stupende, che sono ormai dei centri di progettazione e ricerca a livello europeo.
praticamente organizzano dei corsi post-universitari sulla progettazione universale, o in modo specifico sulla progettazione di strutture a blocchiere accessibili e così via dicendo. Qua purtroppo a volte mi viene di pensare a una cosa molto brutta da dirsi, che sembra che viviamo comunque grosso modo sullo stesso parallelo del Burundi, dove in effetti parliamo giustamente delle lingue incomprensibili, e per quanto mi riguarda personalmente vivere in controcorrente, in controtendenza, molto spesso si è rivelata una cosa pesante, perché non c'è dubbio che sono stato più volte additato come rompiscatole e così via dicendo, ma questo ne vale la pena comunque. Sì, a voglia, non ci sono dubbi. Tra parentesi, ho una bellissima collezione di tutte queste cose che mi piace mantenere aggiornata nel tempo, e quindi non più aumenta meglio. Però perdonami un attimino. Il problema è quello, appunto, che esistono tantissime, c'è una realtà associativa enorme, stupenda, su tutto il territorio, anche su quello comunale. Ma nella sostanza sembra che ogni associazione faccia proprio esclusivamente i propri interessi, o al massimo gli interessi dei propri associati. Cioè non si è mai fatto, anche se ci sono stati dei tentativi di, diciamo, di mettere insieme tutta l'associazione, poi nella sostanza il concetto è che non si è riusciti mai ad avere una interlocuzione seria e concreta con la pubblica amministrazione, che le mette in condizione di dover stabilire che una persona con disabilità è una persona che ha gli stessi diritti di tutti, e conseguentemente deve avere le stesse possibilità e lo stesso rispetto della dignità personale di tutti. Siamo in conclusione. Si diceva poc'anzi positivamente della disponibilità, della sensibilità degli ordini professionali. Questo significa che normalmente nell'architetto comune, nell'ingegnere comune, nel geometra comune con cui ciascuno si può relazionare anche per la progettazione, per la realizzazione di un edificio, di un intervento edilizio, insomma, ci sia questa sufficiente cultura? Allora, oppure diciamo che sono solo i vertici degli ordini che magari, insomma, ne diciamo fanno che un così, po' una di cultura c'è diretta e si è instaurata. Però dall'altra parte esiste una cosa molto brutta in Italia, che in gergo comune si chiama autocertificazione. Cioè, in pratica, con la semplificazione degli atti amministrativi, un tecnico può asseverare, quindi può garantire che un gradino è accessibile senza che nessuno controlli. Il problema serio è questo. E molto spesso, cioè, perché ci ritroviamo ad esempio ad avere una Ibla invivibile, tra parentesi, dove, tornando al discorso dei finanziamenti pubblici che non si possono, perché comunque sia, se andiamo in archivio, andiamo a tirare fuori tutte le carte, dappertutto c'è la dichiarazione da parte del tecnico che l'opera realizzata è accessibile, e fanno riferimento esclusivamente all'accessibilità fisica, perché se si facesse riferimento pure al concetto di accessibilità sensoriale andremmo in un mondo completamente diverso, perché in effetti questo viene quasi totalmente disconosciuto. Ad ogni elezione, che sia in questo caso per le città soprattutto, ma anche per altre figure istituzionali, capita sempre che alcune associazioni, anche in questo campo, non solo ovviamente, interloquiscano con i candidati per proporre la specificità dei loro temi su cui tali associazioni hanno ragione d'essere. Ma in questi casi, su questo tema, insomma, io credo che emerga sempre un'assoluta distanza dei allora, candidati, al di là un po' della contingenza del momento, no? Più che allora. La mia storia personale praticamente è un po' strana, perché al di là dell'approccio prima, dopo, eccetera, eccetera, quando poi bisogna stringere sul problema e quindi cercare di trovare una soluzione, anche se non immediata, perché si può parlare anche di programmazione, guarda caso hanno sempre avuto tutti qualcosa di più urgente e più importante da fare, perché in effetti il concetto è proprio quello, che la persona con disabilità comunque va bene anche così, per dirla con parole molto povere. Però una cosa carina accade sempre, perché ci sono gli incontri con tutte le associazioni da parte dei candidati a sindaco. Ora non so se quest'anno siano state fatte, perché quest'anno io non ho organizzato, però fino all'anno passato noi addirittura proponevamo un protocollo d'intesa con tutti i candidati, dove il candidato a sindaco si impegnava in nome per conto dell'amministrazione comunale a fare tutta una serie di cose che non sono mai state fatte, prese in considerazione completamente. Ma non solo, il problema è che se tu sottoponi, o quantomeno poni un quesito serio, dici, ma scusatemi, come mai il 90% delle attività commerciali aperte negli ultimi 20 anni non sono accessibili? Intanto ti additano come rompiscatole, questa è la prima cosa. La seconda cosa, ma sai, i tecnici hanno detto che era accessibile, quindi il problema non si pone. Per cui, se non c'è rispondenza tra ciò che viene dichiarato e ciò che dovrebbe essere, perché non verificato, tutto questo rimane vano.
E in effetti chi ne paga le conseguenze, chi ne piange le conseguenze, soprattutto sono le persone con disabilità e torno a dire anche le mamme con i passeggini o gli anziani in modo particolare. Ecco, a proposito di chi si propone per la gestione della cosa pubblica nelle amministrazioni, degli enti locali in genere, ma non sarebbe possibile, forse velleitario o anche eccessivo, come dire, immaginare una sorta di prerequisito di candidabilità ad avere svolto un percorso formativo almeno, insomma, in modo tale che almeno qualcuno deve averle ascoltate alcune cose? Noi abbiamo, purtroppo, abbiamo un aspetto normativo che è quello che dice che i candidati devono avere tutta una serie di requisiti e purtroppo questo non è un aspetto normativo. Mi spiego, è chiaro che molto spesso prendono degli impegni che poi cadono nel dimenticatoio, perché gestire una città comunque non è una cosa assolutamente semplice, questo ce ne rendiamo conto tutti, per carità, però è vero pure che la gestione va fatta attraverso gli uffici comunali, conseguentemente è chiaro che se tu non deleghi gli uffici a cercare di realizzare qualcosa che sia realmente funzionale per il miglioramento delle condizioni di vita quotidiana delle persone con disabilità, non avrai mai la percezione di ciò che cioè che qualcosa cambia, perché in effetti tutto rimane tale. E quindi torniamo sempre al punto di partenza. Ma un'altra cosa proprio legata sì. alle elezioni, perdonami, una cosa ad esempio che non si riesce a capire per quanto riguarda la legge elettorale è il fatto che comunque siano state realizzate quest'anno ad esempio una cosa molto bella, c'era la possibilità di poter, per chi avesse difficoltà, di poter votare da casa. Ma per quanto riguarda la realizzazione invece dei seggi elettorali, siccome negli ultimi 50 anni, credo, sono state realizzate sempre nelle stesse edifici scolastici e sempre dislocate per piani, non si è entrati nell'ottica che comunque molti anziani non vanno a votare perché il loro seggio elettorale si trova al primo piano e non al piano terreno e conseguentemente non riescono a superare appunto dal punto di vista fisico questo grande ostacolo che è la differenza di livello e quindi preferiscono anche evitare. Bene, abbiamo solo 30 secondi, ma un ultimo dato che emergeva anche dalle considerazioni di prima, quindi è disastrosa la realtà degli edifici privati ma aperti al pubblico, quindi sede di uffici accessibili al pubblico ma di proprietà privata, come pubblici di bar, ristoranti, esatto, negozi, sì, alberghi, ma come si fa a risolvere questo problema? E sono sempre le amministrazioni pubbliche le responsabili di questa situazione? La norma dice che teoricamente si possono anche, cioè che un locale che non è accessibile deve essere reso inagibile e ci sono tutta una serie di sanzioni che vanno applicate al tecnico progettista, direttore dei lavori, il tecnico responsabile. E questo riguarda l'80%, se ho ben capito, no? Sì, riguarda l'80%, ma è una norma che purtroppo non è stata mai applicata, perché giustamente non possiamo essere elementi di disturbo, perché il concetto è sempre quello che chi gestisce dal punto di vista politico comunque deve avere anche un riscontro dal punto di vista elettorale e quindi non deve danneggiare, cioè il fatto che una categoria di persone sia danneggiata nel tempo è un dato di fatto e quindi non è un problema, andare a danneggiare invece il professionista, l'esercente, il commerciante e così via dicendo, possibilmente è una scelta che non tutte le amministrazioni... Ma nell'ottica dell'oggi e del domani probabilmente capisco che non si può ovviamente agire diciamo con che si potrebbe agire in modo ruspa, particolare. Però bisogna prendere atto che non si può continuare a fare così. Allora, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità prevede tutta una serie di azioni che sono state, tra parentesi, rese... legge, norma dal governo italiano. Il problema è trovare giustamente il giusto equilibrio tra la norma e l'applicazione della norma che solitamente invece viene totalmente disconosciuta. Perché addirittura immaginare che non esiste il disabile è già una cosa gravissima. Ma sapere che c'è una norma e non approvarla e non applicarla perché può danneggiare qualcun altro per me è una cosa disastrosa. Ma possiamo cogliere l'occasione, sì. Sono proprio i secondi finali, siamo già oltre il tempo, per lanciare un appello così da questo momento di confronto a tutti i sindaci, per esempio a quelli eletti da poco magari, no? Che hanno così l'entusiasmo della novità e magari la voglia di assumere subito, di vivere uno scatto di dignità e di coscienza, di prendere atto di questa realtà e di capire, certo, magari domani non posso chiudere 8 ristoranti su 10, 8 alberghi su 10, però cominciamo a modificare lo stato delle cose in maniera drastica perché si capisca che non si potrà continuare così. Io credo che un sindaco che si rispetti, a prescindere dal fatto che sia più o meno neoeletto, e deve avere la coscienza di dover avere a che fare con la globalità della cittadinanza. Conseguentemente esiste una figura che non viene considerata completamente, che è quella della presenza del disability manager, che praticamente non è altro che una figura, è una via di mezzo tra i problemi della cittadinanza, della popolazione con disabilità e ciò che la pubblica amministrazione riesce a offrire oggi e a programmare per il futuro. Se in effetti si inizia a pensare seriamente al fatto che
possa essere una figura che può avere un ruolo ben preciso all'interno della pubblica amministrazione, questo può realizzare tutta una serie, aiutando l'amministrazione comunale, tutta una serie di azioni legate al fatto che legato proprio al rispetto dei bisogni delle persone con disabilità e soprattutto legata al rispetto della dignità umana di ogni persona. Bene, grazie a Nello Veloce, vicepresidente dell'associazione FACTA, Federazione Accessibilità, Cultura, Turismo, Ambiente, con le cui analisi e considerazioni abbiamo cercato di capire qual è lo stato delle cose rispetto a quel principio elementare di civiltà che è garantire l'accessibilità a tutti gli spazi e quindi ai momenti della vita e alle proprie libertà a tutti, anche alle persone con disabilità permanente o momentanea, e da questo punto di vista ci sono ancora tantissime barriere che prima e più di essere fisiche sono intellettive e anche culturali dal punto di vista della coscienza civile, di come la cosa pubblica possa essere gestita e predisposta al meglio perché queste barriere non esistono proprio. Grazie a Nello Veloce, grazie a quanti ci hanno seguito e prossimo appuntamento come sempre con il Fatto del Giorno. Grazie a voi.